Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un progetto di riciclo creativo. Vedremo insieme infatti come realizzare dei cuori decorativi con delle cannucce create con carta di giornale. Ci serviranno innanzitutto dei volantini o un vecchio quotidiano, uno spiedo di legno, colla stick, colla bianca ed eventualmente colori acrilici, spray o in tubetto. Per prima cosa andiamo a creare le cannucce. Taglio in due il foglio di un volantino. E divido a metà anche le due parti ottenute. A questo punto prendo lo spiedino, lo posiziono all'angolo della striscia di carta ed inizio ad arrotolare fermando ogni tanto la cannuccia con un po' di colla. Io preferisco spostare lo spiedino lungo la carta perché questo mi permette di ottenere cannucce un pochino più sottili. Continuo seguendo il procedimento fino ad ottenere un numero di cannucce sufficiente a realizzare il mio progetto. Ogni cannuccia ha una punta più stretta e una punta più larga. Noi andremo a sfruttare proprio questa caratteristica per unirle, semplicemente inserendo la punta più stretta nell'estremità larga della cannuccia precedente. Se utilizziamo i colori acrilici in tubetto, dobbiamo dipingere tutte le cannucce prima di iniziare il lavoro. Io di solito do una mano di colore e lascio asciugare. Procedo poi stendendo una seconda mano di colore e lascio asciugare. Vado infine a colorare le punte che avevo usato per reggere le cannucce. Mi raccomando, in questa operazione complicatissima potete farvi aiutare dal vostro cagnolino. Quando tutte le cannucce sono asciutte, taglio un pezzo di fil di ferro lungo quanto la sagoma del cuore che voglio realizzare e lo inserisco in una cannuccia. Se questa è più corta del fil di ferro, semplicemente ne aggancio un'altra e vado a creare la sagoma del cuore. Quando sono soddisfatta, blocco la sagoma ed inizio ad intrecciare le cannucce intorno al cuore in maniera del tutto arbitraria. Per dare una stabilità maggiore, metto un po' di colla bianca nel punto di aggancio delle cannucce. Quando sono soddisfatta dell'intreccio, blocco l'ultima cannuccia con un po' di colla. E voilà, il mio cuore decorativo è pronto. In alternativa agli acrilici in tubetto, possiamo usare le bombolette spray. In questo caso andiamo prima a creare il cuore e poi procediamo con la colorazione. Sia che usiate colori in tubetto o le bombolette spray, prima di decorare vi consiglio di passare uno strato di colla bianca su tutto il lavoro. In questo modo diamo maggiore stabilità e proteggiamo anche il colore. Per un risultato ancora più professionale potete stendere uno strato di vernice protettiva trasparente. Quando tutto è perfettamente asciutto potete sbizzarrirvi con le decorazioni. Il tutorial è terminato e spero che vi sia piaciuto.
Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e per qualsiasi dubbio potete contattarmi qui su YouTube o sulla pagina Facebook Mary J. Handmade. Per adesso è tutto, un bacione e al prossimo video. Ciao!